Chi non ha visto almeno una volta le frecce tricolori fare acrobazie, volteggiare sopra la propria città o magari solo in televisione? La celebre pattuglia acrobatica nazionale è davvero la punta di diamante della nostra aeronautica militare ed è riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori pattuglie, se non la migliore, tra tutte quelle acrobatiche del mondo. In effetti questa pattuglia è composta da 10 velivoli, qualcosa di estremamente impegnativo, e le evoluzioni che riescono a compiere hanno lasciato col naso all'insù generazioni di italiani. Oggi le esibizioni delle frecce non sono solo una gioia per gli occhi, ma anche un mezzo per mostrare a tutti, in occasioni per esempio di feste, il grande livello tecnico che i piloti dell'aeronautica riescono a raggiungere con ore e ore e anni di addestramento. Tra poco noi andremo alla base di Rivolto, dove le frecce tricolori si addestrano e scopriremo i loro trucchi, la loro vita e come riescono a compiere quelle incredibili evoluzioni, quelle acrobazie. È un paio di giorni che fa più caldo del solito e sappiamo che a questo orario qui c'è sempre un po' di balletto che ci dà fastidio. Quindi non abbassiamo la guardia perché siamo qui a Rivolto e ci sentiamo più sicuri. Acrobatica parte agli inizi di maggio e termina a metà ottobre. Una stagione intensa è scandita da manifestazioni e sorvoli. Martedì e mercoledì di fatto è il nostro momento di riposo, il nostro weekend, e giovedì invece è la giornata di rifinitura. Si vola qui a Rivolto, si mantiene il livello addestrativo necessario e si lavora sul perfezionamento delle manovre. L'incrocio in alto, freni fuori avanti, puntando inverto, e veniamo all'incrocio con i colorati che togliamo S e il precongiungimento. Durante il briefing mattutino si riassumono le attività della giornata, la situazione di efficienza dei velivoli e il programma dell'attività di volo. Le frecce tricolori sono formate da 10 velivoli, 9 che compongono la formazione principale in configurazione tipicamente a rombo più il solista. La formazione principale a sua volta si suddivide in due sezioni: la linea davanti a forma di un piccolo cuneo e il rombetto dietro costituito da 4 velivoli. Ogni pilota, che mantiene sempre la stessa posizione, ha un nominativo: da Pony 1, che è il leader della formazione, a Pony 6, che è il leader della seconda sezione del rombetto, a Pony 10, che è il solista. Quando ci addestriamo sul campo indossiamo una tuta verde, quando siamo in manifestazione indossiamo una tuta azzurra. Oltre alla tuta abbiamo il pantalone anti-G. Il pantalone anti-G è un pantalone che è collegato direttamente all'area spillata dal motore e si gonfia all'aumentare della forza gravitazionale che si sviluppa durante le manovre acrobatiche, e servono proprio per impedire al sangue di defluire dal cervello verso le parti basse del corpo. Oltre al pantalone indossiamo delle giarrettiere che servono per retrarre le gambe in caso di eiezione. I nostri velivoli sono gli MB 339 PAN. Questo è un velivolo da addestramento che viene utilizzato anche per le scuole di volo, per l'addestramento iniziale dei piloti militari. Nella nostra versione abbiamo aggiunto un impianto fumogeno che ci permette di fumare con i fumi colorati, i fumi bianchi, durante la nostra acrobazia. Inoltre, le sue caratteristiche di volo lo rendono idoneo per le acrobazie in volo. Il volo di oggi durerà dai 30 ai 40 minuti circa. Viste le condizioni meteorologiche, ci permetterà di effettuare un volo alto completo. A terra abbiamo una telecamera che riprenderà tutto il volo e il comandante, l'ufficiale di biga, che darà indicazione ai piloti in volo in tempo reale.
Se poi andiamo a vedere l'effetto di questa manifestazione, dobbiamo ragionare non soltanto nell'ottica delle 10 persone che hanno volato, ma anche nell'ottica di chi rende possibile questo volo, perché la squadra è fatta di oltre 100 persone, persone che preparano gli aeroplani per mandarli in volo in sicurezza, persone che lavorano per gestire tutto il supporto a terra. Completamente a vista, non c'è un pilota automatico che ci aiuta. È una continua rincorsa verso una perfezione che non si raggiungerà mai. Sono 10 persone che lavorano insieme per costruire questo spettacolo, uno spettacolo fatto di immagini, fatto di suoni, fatto di colori, quindi una squadra che deve girare come un orologio per garantire quei 25 minuti di magia in volo di fronte a noi.